direttore generale dell'Aquila Gianni Tuosto. Tuosto, era una partita importante dopo l'1-1 di Chieti per dare un segnale a questo campionato. Bene la prestazione, bene il risultato. Che emozioni lascia questo derby? Il primo, tra l'altro, per lei, primo l'Aquila Avezzano da dirigente rossoblù. Innanzitutto tutte le partite sono importanti, quindi a prescindere dal derby e dall'avversario per noi è sempre importante vincere. Per dare un segnale al campionato, per dire che ci siamo anche noi per provare a fare il salto di categoria. È stata una partita dura, bella da vedere, ma credetemi, forse le pulsazioni erano arrivate a 150 battiti al minuto, perché soprattutto nel finale è stata veramente una sofferenza ed è stata una guerra. Però i ragazzi sanno trovare le energie, sanno come si lavora in trincea, sanno come si deve provare a vincere questo campionato e hanno dato il 110%. Io sono orgoglioso di tutti i ragazzi, di tutti e 28 quelli che noi abbiamo in rosa, perché chiunque è entrato, chiunque è partito titolare e chiunque era in tribuna ha spinto poi quella palla per fare il 3-1. Voglio tornare un attimo all'inizio della partita, perché l'Aquila oggi è entrata in campo con una maglietta particolare che poi ha smesso per indossare la classica casacca rossoblù. L'avete presentata ieri in conferenza stampa e ha a che fare con il territorio aquilano e con il momento particolare che stiamo vivendo dovuto al Covid. Sì, noi ringraziamo Dante Labs, che è il nostro laboratorio, per la questione dei tamponi e del Covid. Momento sicuramente molto delicato per tutta Italia. Per noi società un po' più piccole, diciamo dilettantistiche, quello che stiamo subendo anche a livello economico è, diciamo, importante, e grazie a loro, fortunatamente, che sono un'eccellenza del nostro territorio, stiamo riuscendo a ridurre un attimino i costi, e quindi li ringraziamo veramente di cuore, perché ci sono vicini e ci sorreggono, siccome ci sorregge tutta la città, e anche oggi, ieri ce l'ha dimostrato e ce lo dimostra quotidianamente. L'ultima, direttore, prossima trasferta con il capistrello, che partita si aspetta? Mi aspetto una partita come oggi, una guerra, ma per noi l'importante è riuscire a portare i 3 punti a casa, perché la D passa da tutte queste partite e da tutte queste finali. Per noi è un mini torneo come fosse un mondiale e le dobbiamo vincere tutte.